Il Consiglio regionale ha approvato la legge sulla rigenerazione urbana, che è seguito in commissione, è seguito anche in consiglio, una legge che può dare nuovo impulso all'edilizia e a questo settore. Ma questa legge sulla rigenerazione urbana è una legge molto importante, secondo me, almeno per tre motivi. Il primo, quello di dare una risposta ad alcune osservazioni che aveva fatto il governo sul tema proroga piano casa, che è uno strumento molto importante, sappiamo, utilizzato molto dai comuni e dagli operatori economici, ma che ha iniziato ad avere delle lacune di tipo giuridico. Quindi con questa approvazione fatta nella giornata di ieri riusciamo a mettere, come dire, un po' a regime tutte quelle le tematiche poste il Consiglio con la Corte Costituzionale. Altro tema molto importante è rilancio dell'urbanistica, rilancio della rigenerazione urbana, crescita dei territori, riqualificazione delle città senza consumo di suolo, perché questa norma spinge moltissimo a riutilizzare i volumi esistenti, magari quelli abbandonati, degradati e con difficoltà di recupero, dando un minimo di premialità che quindi consenta agli operatori economici di investire. Questo ci consentirà di recuperare ovviamente le nostre città, renderle più belle, più piacevoli, ma soprattutto garantendo spazi per standard, per verde pubblico, perché nella norma è molto chiaro che bisogna dare le opportunità di recupero, ma riconoscendo ovviamente tutto quello che è la tematica della sostenibilità e del verde. C'è poi il tema anche dei sottotetti, che anche in questo caso siete intervenuti, quantomeno per fare chiarezza e per dare la possibilità a qualcuno di avviare dei lavori. Per i sottotetti è stato dato un impulso alla norma già esistente, se mi sembra sia la legge 15, che conferma la propria validità anche per i sottotetti realizzati fino alla data di pubblicazione della norma.